Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Il reesame ha revocato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I particolari nel servizio. Il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal GIP su richiesta del PM Luca Turco, nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il Tribunale del Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale per 8 mesi. Revocata dal Tribunale del Riesame anche la misura degli arresti domiciliari dell'imprenditore Mariano Massone, anche lui arrestato il 18 febbraio scorso insieme a Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Nei confronti di Massone i giudici hanno disposto l'obbligo di dimora nel territorio del comune di Campo Ligure in provincia di Genova, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22 alle 6. Le motivazioni del provvedimento del Riesame saranno depositate nei prossimi giorni. Fermato a Firenze un 42enne georgiano condannato in Belgio a 8 anni di reclusione con l'accusa di aver torturato la compagna sua connazionale fino a ridurla in fin di vita. L'uomo è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della squadra mobile della questura nella zona dell'Isolotto a Firenze. La sua presenza nel capoluogo toscano è stata scoperta grazie ad alcune informazioni postate dall'uomo sul suo profilo Facebook. Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini per stalking e maltrattamenti all'ex moglie. Vediamo. Nei guai Mario Cipollini, il PM della Procura di Lucca, Sara Apolino, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex campione di ciclismo accusato di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie, Sabrina Landucci. La donna è la sorella di Marco Landucci, ex portiere di Inter e Fiorentina e attuale allenatore in seconda della Juventus. Cipollini è anche accusato di minacce nei confronti del compagno della donna, Silvio Giusti, ex calciatore di Chievo, Siena e Lucchese. L'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Lucca è stata fissata per il 20 marzo prossimo. I fatti contestati dall'accusa Cipollini risalgono al dicembre 2016 e al gennaio del 2017. Le indagini vennero avviate in seguito alla denuncia presentata dall'ex moglie il 9 gennaio del 2017. Nella richiesta di rinvio a giudizio il PM scrive che Cipollini avrebbe compiuto una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e psichica dell'ex moglie con pugni, schiaffi, calci, lesioni e minacce di morte. Chiuse le indagini per il crollo della trivella da circa 100 tonnellate impegnate nei lavori per la realizzazione della linea 2 della tranvia di Firenze, che il 4 novembre del 2015 cadde improvvisamente al suolo nel cantiere di Viale Guidoni, per fortuna senza ferire nessuno. 9 le persone indagate dalla procura, tra cui i legali rappresentanti, i direttori dei lavori, i tecnici delle ditte incaricate, oltre all'operatore del macchinario. Omicidio Ballestri, sequestrati gli immobili di Cagnoni. Vediamo. Sequestro conservativo di case e ville ambulatori per Matteo Cagnoni, 53 anni, il dermatologo fiorentino dei VIP, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della moglie, Giulia Ballestri, 39 anni, uccisa a bastonate in una villa di famiglia disabitata nella città di Ravenna. Lo ha disposto alla Corte d'Assise della città romagnola in attesa del processo d'appello. La richiesta è finalizzata a mettere al riparo i risarcimenti stabiliti con la condanna a 4,5 milioni. La richiesta è stata presentata dal legale dei Ballestri, l'avvocato Giovanni Scudellari. Le provvisionali esecutive sono state riconosciute in 500.000 euro per i genitori di Giulia, Franco Ballestri e Rossana Marangoni, 150.000 per il fratello Guido e 3 milioni per i 3 figli. Nel provvedimento la Corte fa riferimento anche a quello che fu il comportamento di Cagnoni prima dell'omicidio, quando davanti all'amico notaio, con atti simulati, si spogliò di tutti i suoi averi vendendoli o donandoli al fratello Stefano. Spoliazione di cui Giulia apprenderà mesi dopo, pochi giorni prima di essere uccisa, il 16 settembre 2016. Sono saliti a 5 gli avvisi di garanzia per la chiusura del viadotto Puleto lungo la E45 a causa delle cattive condizioni di un pilone. Sono stati inviati appunto a questi funzionari del compartimento ANAS di Firenze. Il servizio.
4 avvisi di garanzia per la chiusura del viadotto Puleto lungo la E45 nel mese di gennaio a causa delle cattive condizioni di un pilone. A riceverli 3 funzionari del compartimento ANAS di Firenze, Antonio Scalamandrè, Rocco Oliviero e Massimo Pinelli, ed il capo cantoniere Luigi Sestini. Il procuratore Roberto Rossi ha intenzione di procedere con una nuova perizia, stavolta sotto forma di accertamento tecnico irripetibile, perciò ha notificato 4 avvisi di garanzia ai funzionari dell'ANAS coinvolti. Per venerdì 8 marzo gli avvocati e gli indagati sono convocati in procura per il conferimento dell'incarico agli stessi ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè, sulla base della cui relazione era stata disposta la chiusura della E45 tra le uscite di Val Savignone e Canili, al confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. Il quesito del procuratore riguarda proprio la stabilità del viadotto ed il deterioramento e quali rischi esistano per gli automobilisti. Gli avvocati difensori potrebbero tuttavia chiedere l'incidente probatorio, il che significherebbe che le carte passerebbero al GIP per l'affidamento di un incarico super partes. Il viadotto Puleto fu chiuso per le cattive condizioni dello stesso il 16 gennaio scorso, per essere riaperto, seppur con limitazioni, il 18 febbraio. E i difensori hanno proprio chiesto ora l'incidente probatorio. Bus e tranvia a singhiozzo a Firenze, ma anche problemi nei servizi pubblici e l'effetto dello sciopero generale di 24 ore indetto da Cobas e USB per manifestare contro la violenza sulle donne, i femminicidi e contro ogni discriminazione di genere nel giorno della festa della donna. Tra le varie manifestazioni che si sono svolte nel capoluogo toscano, anche un presidio davanti alla stazione di Santa Maria Novella. Rachele Campi. Noi siamo qui oggi perché diversi sindacati di base hanno raccolto l'appello che non una di meno ha lanciato anche quest'anno, come ormai da 2 anni, in relazione allo sciopero mondiale delle donne, al movimento che ha rilanciato l'8 marzo come una scadenza internazionale per i diritti delle donne, che sono in questo momento ancora non riconosciuti neanche nella nostra società. Presidio di alcuni esponenti delle sigle sindacali CUB, COBAS, USB e USI in occasione dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proprio davanti alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. In occasione della festa della donna, un gruppo di lavoratrici, ma non solo, anche di donne in pensione, hanno distribuito volantini per accendere un riflettore sulla condizione femminile che ancora oggi in ambito lavorativo fatica ad emergere. Anche noi abbiamo aderito alla richiesta di non una di meno di indire lo sciopero per le categorie che fanno riferimento ai COBAS, soprattutto la scuola, ma c'è anche l'ATAF, la sanità, gli enti locali, perché ci sembrava importante che l'8 marzo avesse sempre meno una caratterizzazione di festa con cui la società si mette l'anima in pace, fa il regalino della mimosa e tutto continua come prima, e invece la caratteristica è da 2 anni a questa parte, partendo dall'Argentina, ha avuto di essere invece di lotta e quindi rivendicativa, che è per tutta la parte femminile dell'umanità, ma che vuol dire cambiare e fare la rivoluzione della nostra attuale società, perché se il lavoro di riproduzione, che è non solo quello di mettere al mondo i figli, ma quello che riguarda anche la gestione della casa, la cura, tutti elementi di sopravvivenza che sono fondamentali per la qualità della vita, non fossero a carico nella stragrande maggioranza del mondo delle donne e fossero invece riconosciuti con una dignità di lavoro e retribuiti, l'equilibrio economico che esiste non potrebbe reggere e quindi il capitalismo sarebbe già andato a gambe all'aria da tanto tempo. Quindi diciamo che questo sistema, che è profondamente ingiusto per uomini e donne, però si basa soprattutto su un'ingiustizia di partenza, che è quella del patriarcato, che ha fatto proprio e che ha sfruttato 2 volte, si può dire, le donne come cittadine, come lavoratrici e poi dando a loro i carichi maggiori nella società. Ancora una manifestazione nel pomeriggio a Firenze per dire no alla violenza sulle donne. Vediamo. Più pillole, niente pillon, parità salariale, no alla famiglia patriarcale. A Firenze oggi pomeriggio sono state tante le donne, decine e decine, ma anche gli uomini di ogni età scesi in piazza per chiedere
più diritti e dire no alla violenza di genere. La manifestazione organizzata dal movimento Non Una di Meno è iniziata in Piazza Santissima Annunziata e poi è proseguita con un corteo per le vie del centro. La piazza si è riempita di striscioni, mimose, sciarpe e parrucche rosa. In Toscana ci sono una serie di problemi che riguardano dalla questione dei consultori all'accesso alla legge 194 e quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. Possiamo dire però che esiste un trend nazionale per cui le libertà delle donne, la possibilità di autodeterminazione delle donne sono sempre più ridotte e sempre più in pericolo. E Non Una di Meno Firenze si è costituito insieme agli altri gruppi nazionali dopo la grande manifestazione che c'è stata a Roma appunto nel novembre 2016 sulla scia anche dell'Argentina del movimento Ni Una Menos, che denunciava l'ampio numero di femminicidi che venivano fatti anche molto spesso brutalmente e su ragazze molto giovani. Anche qui in Italia ci siamo interrogate sulla violenza di genere sotto vari aspetti. Anzitutto pensiamo che la violenza sulle donne e i femminicidi sono solo la punta di un iceberg. La conseguenza estrema di una cultura violenta che noi viviamo oggi nella nostra società. La violenza di genere è un fenomeno che si ripercuote in tutti i settori, in tutte le fasce della nostra vita, nel privato, nelle case e nella società. Vediamo uno degli esempi di violenza che noi subiamo anche a livello istituzionale è quello dell'obiezione di coscienza, che c'è largamente nei consultori e negli ospedali, che ci fa vivere un percorso ostacoli quando vogliamo abortire, e anche nelle ultime leggi di governo, per esempio le proposte della Lega con l'ultimo decreto disegno di legge che è il DDL Pillon, che di fatto obbligherebbe le donne a rimanere col marito violento, soprattutto se non ha soldi. Infatti il disegno di legge scoraggia il divorzio e appunto obbliga le donne a rimanere in questi circuiti di violenza. E ora l'intervista con la creatrice del Codice Rosa, Carlo Sestini. 10 anni di Codice Rosa. Nella giornata della festa della donna non si può non parlare di questa ormai istituzione nata a Grosseto per volontà di Vittoria Doretti, che oggi è diventata come procedura utilizzata a livello nazionale. Quali sono i numeri? I dati sono stabili, diciamo, da quando c'è stata questa forte emersione grazie alle modalità di Codice Rosa, che praticamente oggi possiamo, dopo 10 anni, dire che è una cosa semplicissima: è riunire insieme enti, istituzioni con un profondo sapere che è quello delle operatrici dei centri antiviolenza, quindi una grande attenzione che è fatta di procedure, di attenzioni forensi sia in pronto soccorso, anche penso alla procura, alla polizia giudiziaria, alle assistenti sociali, i comuni, la provincia, ma è tutta una comunità insieme con una particolare attenzione, uno sguardo diverso, culturale, proprio un processo culturale incredibile che è stato fatto grazie a tutte le persone, a tutta la comunità. La rete toscana di che numeri si compone e soprattutto i dati del 2018 che cosa indicano? Non ci siamo accontentati, e questa è stata una scelta proprio anche del governo, di governo, insomma, non abbiamo scelto che ci fosse solo l'ospedale Misericordia, l'Eccellenza o Careggia. La decisione è stata difficile, che ha comportato tanti sacrifici da parte anche degli operatori sanitari, è stata quella appunto di creare una rete. L'ospedale grande o il più piccolo ospedale sperduto da Fivizzano a Orbetello, tutti devono avere questo modello. I dati sono oltre 3.000 ogni anno in Toscana, c'è un coordinamento regionale voluto fortemente e sostenuto. Riusciamo ad avere i dati attraverso anche l'osservatorio, che anticipano un po' quelli dell'Istat di livello nazionale. E due battute: che cosa stiamo osservando? Che i dati anche a livello nazionale della violenza sono stabili, forse in leggera riduzione, possiamo dire, sulla violenza di genere, al di là di quello che ci può sembrare, stanno diminuendo. Rimangono inchiodati tre dati, e questo ci deve far riflettere: i femminicidi, gli stupri e i ricatti sessuali nel mondo del lavoro. Su questo ci dobbiamo
ancora di più impegnare, come ci dobbiamo tutti, enti, istituzioni, a fianco delle associazioni, cercando di sostenere al massimo il lavoro dei centri antiviolenza, perché è importante far emergere, ma queste 3.000 donne ogni anno, anche non solo da Codice Rosa, ci sono anche quelle che accedono direttamente nei centri antiviolenza, queste donne hanno bisogno anche dopo molto di sostegno, di servizi e di mantenere l'empowerment. Il numero delle telecamere a Firenze arriva a quota 600, il punto nel servizio. Siamo arrivati a quota 600, è il numero delle telecamere presenti nella città di Firenze. L'ultima è stata inaugurata oggi ed è già attiva. Si trova alla scuola della Montagnola a Largingrosso. Qui sono state posizionate 7 telecamere a tutela dei bambini e di chi frequenta il piccolo parco adiacente. L'impennata prosegue a livelli esponenziali, perché entro la fine del mandato arriveremo a 750 telecamere. Stiamo realizzando grandi investimenti. Beh, devo dire la verità, siamo partiti a inizio mandato, nel 2014 le telecamere erano solo 150. Siamo arrivati oggi a 600, le stiamo radicando in tutti i quartieri, secondo le indicazioni che ci sono state date dai nostri presidenti di quartiere e dai nostri cittadini, con un'alta definizione di immagine, con l'invio in tempo reale di tutte le immagini del Comune di Firenze alle forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, quindi uno strumento costruito dagli ingegneri e dai tecnici del Comune di Firenze, della Silfi, dall'amministrazione comunale, ma che consente di regalare alle altre istituzioni statali queste immagini per garantire un maggiore controllo, una maggiore sicurezza preventiva, perché prevengono atti di criminalità, e quando non riescono a prevenire gli atti di criminalità comunque favoriscono le indagini e riescono ad aiutare appunto le forze di polizia e la magistratura a trovare i responsabili di fatti gravi. Quindi un modello davvero positivo, molto apprezzato. E Salvini si era emozionato raccontandoci che ci inviava 400.000 euro sulle telecamere. E ancora non sono arrivati, ma speriamo non facciano la fine dei 250 uomini che sono stati promessi e non sono arrivati. Probabilmente non sapeva che i precedenti governi ci avevano dato 5 milioni di euro, ma io sono convinto che Salvini non vorrà essere battuto così nettamente dai precedenti governi in materia di sicurezza, e quindi recentemente gli avevamo anche detto che gli possiamo dare gli estremi del conto corrente del Comune di Firenze se vuole provvedere con gli altri 4 milioni e mezzo che mancano per fare come ha fatto chi c'era prima di lui. Noi saremmo contenti. In realtà le risorse non solo sono nazionali, ma sono anche risorse che il Comune ha vinto a livello europeo, partecipando ai bandi europei, sono risorse del Comune di Firenze stesse, ben spese per raggiungere un obiettivo di sicurezza pubblica. Qui abbiamo anche tutti i dati relativi ai finanziamenti e agli interventi sui quartieri, davvero un bel modello che sta consentendo di avere una città più controllata, ma anche una città più intelligente, perché poi le telecamere ci aiutano a governare e gestire i servizi della città. Penso ad esempio alla migliore fluidificazione del traffico, che è un tema sicuramente molto importante e che attraverso le immagini delle telecamere possiamo realizzare. Esatto. Buone notizie per i pistoiesi, la regione ha autorizzato Copit ad acquistare 8 nuovi autobus. Patrizio Ceccarelli. La regione ha autorizzato Copit ad acquistare 8 autobus sostitutivi. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del PD Marco Nicolai, in seguito al rogo del febbraio scorso al deposito dei bus Copit a Lamporecchio, che aveva completamente distrutto 8 mezzi che venivano utilizzati per il servizio pubblico nell'area del Montalbano e di Montecatini. Una spiacevole vicenda, quella accaduta un mese fa, con danni quantificati in 1,7 milioni di euro, 220 mila euro ad autobus, a cui vanno aggiunti i lavori per risistemare l'area che aveva inevitabilmente messo in crisi la programmazione del servizio per i giorni a venire. Un fatto grave, aggiunge Nicolai, che rischiava di creare danni ancora più rilevanti, su cui la regione si è subito attivata per far sì che Copit potesse risollevarsi da questa fase di difficoltà. Ora è finalmente ufficiale l'acquisto di 8 autobus sostitutivi. In un primo momento la paura tra gli abitanti era stata al limite del panico, non si capiva cosa stesse succedendo. Inoltre c'era il timore che le fiamme si propagassero oltre la recinzione e che ci fossero esplosioni ancora più forti, tali da provocare danni alle case circostanti. L'incendio era partito probabilmente da un pullman e da questo si era propagato agli altri. Parcheggi gratis per tutti i residenti in tutte le ZCS, lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Sentiamolo.
Ma noi abbiamo un tavolo già aperto insieme a residenti e commercianti per migliorare l'applicazione della ZTL. La ZTL è apprezzata non solo dai residenti del centro ma anche dagli altri cittadini, però va applicata in modo corretto perché serva davvero agli obiettivi. Da parte nostra c'è però una visione molto più complessa, generale, che riguarda tutta la città. Da qui l'idea, nel caso in cui sarò rieletto, di creare uno scudo verde intorno a Firenze a favore dei fiorentini, che serva a diminuire il traffico e lo smog, filtrando non solo i bus turistici ma anche i veicoli più inquinanti. E l'idea di aumentare le aree pedonali. Inoltre nel mio programma elettorale prevederò anche parcheggi gratuiti per tutti i residenti in tutte le ZCS, quindi in tutte le strisce blu i residenti di ogni quartiere potranno parcheggiare gratuitamente anche negli altri quartieri del comune. E ora le proposte di Forza Italia per la ZTL a Firenze: sabato pomeriggio libero, martedì dedicato allo shopping, piano parcheggi in centro. Sentiamo. Oggi presentiamo 10 proposte per Firenze e per i fiorentini. Siamo partiti da un dato che è eclatante: negli ultimi anni il centro storico di Firenze ha perso migliaia di abitanti. Guardate, siamo rimasti su 381.000 fiorentini, soltanto 18.000 stanno in centro storico, oltre 500 attività hanno chiuso e quelle che sono rimaste lamentano un calo di fatturato dell'oltre 30%. Questi sono i dati che ci hanno portato a fare una riflessione sulla ZTL, che così come oggi non va più bene. Per questo noi presentiamo oggi 10 proposte concrete per i residenti e per i commercianti: riduzione della fascia oraria da 7:30-20 ad una fascia oraria di 8:30-18:30, l'abolizione il sabato pomeriggio, è tanto che lo chiedono i nostri fiorentini, quindi noi chiediamo di abolire il sabato pomeriggio lasciando l'ingresso aperto alle 13, di inserire una grandissima novità, il martedì ZTL all'interno del centro storico, chiamato il martedì dello shopping, la creazione all'interno della ZTL di staff di penetrazione. E poi un segno di dignità per coloro che stanno dentro il centro storico, cioè l'abolizione totale della tassa, dell'odiosa tassa del pagamento del permesso per entrare in centro storico. I residenti, oltre a pagare le tasse, oltre a essere penalizzati, oltre a stare in centro storico facendo una grande fatica, devono pagare anche 30 euro per il permesso cartaceo, che noi se vinceremo lo aboliremo. In più chiediamo la costruzione di parcheggi per i residenti e di rendere quelli che oggi ci sono già nell'orario notturno soltanto ad un euro. Ecco, alcune proposte, quelle che ho elencato, di grande, come dire, buonsenso, di grande spessore, che dimostrano ancora una volta di come Forza Italia non è soltanto una forza di opposizione, ma è una forza che negli anni ha dimostrato dai banchi del Consiglio Comunale e del Consiglio di Quartiere di essere forza di proposizione, e ci presentiamo agli elettori anche come forza di governo con queste 10 proposte concrete per la città di Firenze e per i fiorentini. La musica con i Toto, vediamo. Per festeggiare i 40 anni di carriera, la band Toto toccherà anche l'Italia con 3 concerti. Il 5 luglio sarà al Lucca Summer Festival in piazza Napoleone. Leggendarie le hit che potrebbero figurare in scaletta: Rosanna, All the Line e l'intramontabile Africa. Pochi gruppi nella storia della musica hanno lasciato un'impronta sulla cultura pop come i Toto. I singoli membri della band hanno contribuito alla realizzazione di ben 5.000 album, per un impressionante totale di 500 milioni di dischi venduti. Tra questi, oltre 200 sono stati nominati ai Grammy dalla Recording Academy. I brani dei Toto, tra l'altro, hanno superato il 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali.
noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.